8 ottobre 2001, aeroporto di Linate. Arriva l'autorizzazione per il decollo. L'aereo inizia la sua corsa con i motori al massimo, mentre la nebbia è fittissima. Il pilota della SAS non sa che tra pochi secondi un piccolo Cessna con a bordo due piloti e due passeggeri diretti a Parigi attraverserà la pista commettendo un fatale errore. Il pilota vede all'improvviso il piccolo aereo, cerca disperatamente di alzarsi, ma è la fine. Lo scontro è violentissimo. Il Cessna si disintegra all'istante, mentre l'aereo della SAS inevitabilmente, senza controllo, punta dritto verso il deposito dello smistamento bagagli. 118 persone perdono la vita, 106 passeggeri, 6 membri dell'equipaggio, 48 italiani e 56 stranieri, 4 occupanti del Cessna, 4 operai della SEA. 10 anni per non dimenticare Linate 8 ottobre 2001. Per non dimenticare, 10 anni dopo la grande tragedia di Linate 8 ottobre 2001, 118 vite spezzate, 118 vite innocenti che hanno dovuto pagare un prezzo altissimo perché forse nella migliore delle tradizioni italiane, prima che la sicurezza negli aeroporti italiani divenisse tale, per meritarla questa parola, sicurezza con la S maiuscola, dovevano morire 118 persone. Vi presento le persone con cui parleremo questa sera di questo argomento, per non dimenticare, per capire perché è successo, che cosa è successo, perché non debba ripetersi mai più. Voglio cominciare da Arturo Radini, comandante Radini, che è responsabile della task force tecnica della Fondazione Linate 8 ottobre 2001, Paolo Pettinaroli, che ne è il presidente e che in quella tragica mattina ha perso un figlio. Gabriele Moroni, cronista del giorno, grazie, che quella mattina, Buonasera. come ha scritto anche sul suo blog, si è scapicollato sul luogo dell'incidente per raccontare che cosa era successo, per raccontare. E per raccontare anche Giulio Cavalli, autore, scrittore, attore, ha scritto un libro, ma soprattutto ha scritto un monologo, una pièce teatrale di denuncia, la tragedia di Linate, raccontata per capire quanto sia stato drammatico quell'evento, perché soprattutto poteva essere evitato, poteva essere evitato. Io ricomincerei, tra virgolette, dall'inizio, Paolo Pettinaroli, da quella mattina, dall'intensità di quella tragedia e dai suoi ricordi. I miei ricordi sono fortissimi, sembra ieri mattina che è avvenuto tutto. Poi oggi, col 10º anniversario, è tornato a galla ancora di più, con tanta forza e con tanta veemenza, quel mattino, quando alle 8:30 circa un mio collaboratore mi ha detto che a Linate si erano scontrati 2 aerei, però niente di particolarmente grave. Erano le 8 e mezza circa, per cui io ho detto, ma so che mio figlio doveva partire alle 9:30 da Malpensa, ma siccome gli avevano anticipato un appuntamento a Linate, mi aveva chiesto di dargli un numero di telefono della SAS per cambiare il volo. Non sapevo io esattamente su che volo fosse, però sapevo che da Linate c'era un volo alle 7:30, per cui alle 8:30 si era appena venuto, non poteva succedere niente di tutto ciò. Però ero preoccupato, cominciavo a sentire il peso di questa notizia che arrivava, in televisione si vedevano tutte queste ambulanze che entravano, questo filo di fumo, e non si vedevano ambulanze ad uscire. Allora cominciavo a pensare che probabilmente fosse successo qualcosa di molto più grave di quanto venisse detto. Allora ho cominciato a chiamare la SAS, ma non avevo, senza ottenere risposta. Ho chiamato il Comune di Milano, ho chiamato la SEA. Finalmente ho chiamato poi un mio caro amico che aveva un elicottero parcheggiato all'ATA a Linate e gli ho chiesto se poteva avere qualche informazione in più. Come tutta risposta è entrato il mio collaboratore dicendomi che questo mio amico, che si chiama Matteo Barzotto, mi aveva inviato un elicottero ad Arezzo, io ero ad Arezzo. Ho detto io non voglio nessun elicottero, voglio capire che cosa è successo, però ho detto ma come che mi invio un elicottero?
allora ho cominciato a pensare. Poi è entrato ancora quest'altro signore e mi dice: senti, guarda, ti conviene andare a Milano, perché io avevo una riunione, ho diverse riunioni. E avevo capito che alla fine non dicevano ancora, nessuno diceva niente, però avevo capito che c'era qualcosa di grave. Allora ha chiamato mia moglie, che quella volta, per una delle pochissime volte che è venuta con me in viaggio, era ad Arezzo a vedere una mostra di crocifissi restaurati, e le telefono e le dico: senti, mi è saltato un appuntamento, vieni che beviamo un caffè assieme, vieni fuori. Lei ha detto: ma cosa stai facendo, cambiare il tempo? Non è mai successo in vita tua una cosa del genere. E sono andato, mi ricordo di essere andato al Duomo di Arezzo. Mentre andavo sono riuscito a parlare con la prefettura, che mi hanno detto: guardi che probabilmente lì non c'è più per nessuno. Arrivato al Duomo sono sceso dalla macchina, ero un po' barcollante, mia moglie si è avvicinata, mi ha chiesto come stavo, ho detto: ma sono un po' stanco, ma vieni ti faccio vedere questa Madonna restaurata. Siamo entrati in chiesa, ci siamo seduti davanti a questa Madonna. Io, prima che lei parlasse, le ho preso la mano e le ho detto: guarda che è successo un incidente aereo a Linate e il nostro Lorenzo non c'è più. E... Pettinaroli, ovviamente noi questa sera siamo qui per far sentire anche la nostra vicinanza alla Fondazione 8 Ottobre, alle persone che per quello che è successo hanno sofferto, ma soprattutto per testimoniare il vostro impegno, l'impegno della Fondazione, l'impegno del Comitato, che in questi 10 anni è riuscito a diventare un punto di riferimento internazionale in tutto il mondo nella sicurezza degli aeroporti, grazie al vostro impegno, grazie anche all'impegno del Comandante Radini. Vorrei stare ancora ai ricordi. Gabriele Moroni, come me, quella mattina è corso scapicollandosi sul luogo dell'incidente per raccontare quello che stava succedendo. Io ricordo una delle cose che più mi hanno segnato, ed è stato quello di vedere appunto le ambulanze ferme, i vigili del fuoco fermi. Non c'era più niente da fare, era avvenuto tutto nel giro di pochi istanti e non c'era più niente da fare. Gabriele. Sì, la mia mattinata iniziò con una telefonata dalla mia redazione, la redazione del Giorno, che mi diceva: ma vedi che c'è stato un incidente a Linate, un aereo ha urtato non si sa bene cosa, ha perduto un'ala. E quindi iniziò questa corsa assurda nella nebbia. Mano a mano che mi avvicinavo a Linate cercavo anche di sfruttare la scia delle auto della polizia che si portavano verso l'aeroporto. Come spesso accade, al tragico in Italia si mischia il grottesco, perché non si entrava in viale Forlanini, io ricordo di essere stato fermato da un'auto dalla polizia stradale, mi feci presente che ero un giornalista che andavo per lavoro, e devo dire che le mie insistenze e anche le mie preghiere furono vane, anzi mi fu detto di spedire un fax e di chiedere il permesso per poter accedere a viale Forlanini, che invece raggiunsi quasi precipitandomi a piedi da una scarpata. Transitavano soltanto pedoni e ciclisti, i primi curiosi. E fermai un ciclista in bicicletta da corsa e gli chiesi un passaggio. E arrivai a Linate sul sellino di questo signore che forse non è mai esistito, forse era l'angelo custode dei cronisti che si materializza ogni tanto, portando sulla destra, sulla spalla destra il borsello, sulla sinistra il computer. E sì, che quella storia era una storia da raccontare, una storia da seguire fin dal suo principio e da continuare a seguire nel corso degli anni. Giulio Cavalli lo ha fatto e probabilmente si è indignato a un certo punto, si è arrabbiato e ha deciso di scrivere un libro, di scrivere una pièce teatrale. Prima di ascoltare perché ti sei indignato, perché ti sei arrabbiato, io vorrei che riascoltassimo insieme, qui lo ascoltiamo per la prima volta, le parole dell'attuale presidente della SEA Bonomi, che 10 anni dopo, per quello che è successo, almeno quello che è di competenza della SEA, ha chiesto scusa. Sentiamo.
Dopo 10 anni, le scuse di Sea. Sì, io credo che dovevamo colmare una carenza più formale che sostanziale, nel senso che dal punto di vista sostanziale le persone, le donne e gli uomini che lavorano e che hanno lavorato in Sea avevano questo sentimento ben presente. Credo probabilmente che nell'immediatezza del fatto ci sia stata una carenza formale che abbiamo cercato di colmare oggi. Però quello che conta, credo, maggiormente, quello che deve rilevare ancora di più è l'impegno che da quel momento abbiamo messo sul campo, insieme ad altri ovviamente, insieme a ENA, VENAC, agli enti di Stato, allo stesso comitato 8 ottobre, per migliorare le condizioni di sicurezza e per rendere i nostri aeroporti, come dicevo, non migliori ma i migliori su un panorama di vasta scala. L'Inate 8 ottobre non si ripeterà più? Beh, con quelle dinamiche certamente no, l'imponderabile è sempre dietro l'angolo, ma le condizioni di sicurezza sono assolutamente migliorate al punto tale da farci dire che con quelle modalità non si potrà più ripetere alcun tipo di incidente. Bonomi chiede scusa dopo 10 anni per la SEA, per il modo in cui Giorgio Fossa, allora presidente della SEA, pensò, lo ha detto poi lui in un'intervista al Corriere della Sera, più ai suoi dipendenti che alle persone che stavano soffrendo. Ma qualcosa non andava già dai primi momenti di quegli accadimenti, qualcosa faceva capire che c'era da arrabbiarsi. Giulio. Ma guarda, io sono venuto a conoscenza della storia colpevolmente qualche anno dopo, per cui io sono proprio il prototipo del quel prodotto di disinformazione o di informazione superficiale che sull'Inate, soprattutto gli organi di informazione generalisti avevano fatto. Quindi ero l'italiano disinformato che credeva che della nebbia avesse provocato un incidente, che fosse un incidente inevitabile. Quando vengo a contatto con la storia, vengo con un amico, grazie a un amico giornalista, e poi incontro Paolo Pettinaroli e tutti gli altri del comitato, ecco, comincio a scoprire di quanto sia stato patetico, non secondo me solo la fase dell'incidente, su cui ci sono delle osservazioni tecniche che altre persone possono sicuramente illustrare meglio di me, su quanto il dolore sia stato calpestato non solo nella superficialità che ha provocato l'incidente, ma soprattutto nell'arroganza nel gestire poi l'aspetto prettamente umano. E allora ci siamo detti, beh, forse questa gente ha bisogno, oltre che di condoglianze, ha bisogno oltre che di partecipazione al lutto, ha bisogno di avere almeno di essere ripagata dal punto di vista proprio umano e almeno di poter fare in modo che la propria voce riesca a correre su dei canali che siano comprensibili. Uno spettacolo teatrale ci sembrava il metodo migliore, prima di tutto perché è il mio lavoro e poi perché io come teatrante vengo dalla formazione della commedia dell'arte, gli Arlecchini, i Giullari, e quindi 500 anni fa si saliva sulla panchina in piazza e si cercava di raccontare ogni tanto che il re era nudo, no? Oppure quant'è patetico il potere quando ha bisogno di diventare prepotente perché non riesce più a raccontare le sue regole, o forse perché si è comprato le regole. E questa la trovavo una storia comicamente molto tragica. E pensavo che il sorriso dietro il dolore di questa storia poteva essere sicuramente un'arma da usare. Noi ce l'abbiamo messa tutta, poi dirà chi ci ha visto, se ci siamo riusciti o no. Sicuramente l'abbiamo fatto in modo intellettualmente onesto. Su. Sai cosa ho fatto io in questi giorni? Ho preso Google su internet e ho cercato dei libri scritti su questa vicenda. Sai che ho trovato solo il tuo? Sì, che purtroppo questa cosa mi ha lasciato sbalordito. Questa cosa mi ha lasciato sbalordito, cioè la più grande la seconda tragedia al mondo in termini di vite umane che riguarda l'aeronautica a terra, raccontata soltanto, Gabriele, dovresti pensarci. Ma ci abbiamo pensato, se posso intervenire, ci abbiamo pensato con Paolo, volevamo fare un libro per questi 10 anni e l'idea è stata respinta da tutti gli editori a cui ci siamo rivolti.
Era meglio se non ce lo dicevi, forse. Nel senso che purtroppo aggiunge, è vero. Aggiunge amarezza. Purtroppo è vero. La verità spesso è amara, ma mi sembrava giusto dirlo. Paolo lo può testimoniare. Ed è anche giusto sapere che stanno così le cose. È anche giusto sapere così che stanno così le cose. Comandante Radini, pagare per questa cosa credo che sia un termine fuori luogo, nel senso che senza star qui a raccontare tutti i capitoli della vicissitudine processuale, possiamo semplicemente raccontare l'epilogo, che è la sentenza di Cassazione del 20 febbraio del 2008, che ha confermato, insomma, parziali responsabilità, insomma, non stiamo lì a dire anche i nomi e i cognomi, però soltanto di due tra tutti gli indagati che nel frattempo avevano riguadagnato la libertà. Queste due condanne in realtà poi con l'indulto e l'affidamento ai servizi sociali, insomma, alla fine non ha pagato nessuno. Ma ecco, io vorrei che ci spiegasse lei intanto per che cosa bisognava pagare, perché noi abbiamo iniziato questa trasmissione dicendo che tra le cose, o forse la cosa che fa in assoluto più arrabbiare di questa vicenda, è che queste 118 vittime potevano essere salvate, potevano non essere vittime, potevano essere ancora qui tra noi. Che cosa ha determinato lo spartiacque tra la vita e la morte quel giorno? Linate, 8 ottobre 2001. Ma guardi, come in tutti gli incidenti, soprattutto poi questo incidente particolare così grave, non c'è un fatto solo che ha determinato lo spartiacque. È stato un insieme di fattori, una catena di eventi che si è realizzata in modo, direi, perverso nella consecutio dei tempi e che ha portato a questo incidente. Cosa c'è dietro questo? Ci sono responsabilità comunque non portate avanti. C'è anche quello che secondo me è più grave, il fatto delle avvisaglie di un incidente del genere, o comunque di un incidente simile, che potevano essere in qualche modo previste, dovevano essere previste. Per esempio, poco tempo prima a Venezia c'era stato, in condizioni di neve, c'era stato un incidente simile con un Follow Me che era entrato in pista ed era stata evitata, per fortuna, non per un intervento esterno consapevole. Così come a Linate stesso, poco prima dell'incidente, c'era stato con un aereo picco un'altra incursione in pista. Dunque i segnali c'erano, così come i segnali per poter intervenire nel sistema, definire meglio le responsabilità anche prima. Il problema è proprio questo, che questa capacità di analisi e di lettura per prevenire gli incidenti, malgrado ci sia un'Agenzia Nazionale di Sicurezza Volo in quant'altro, ancora pare che non sia stata completamente, come dire, fatta e portata a termine in Italia. Perché la cosa importante è far tesoro di quello che è avvenuto, ma sapere anche leggere le premonizioni per poter intervenire sul sistema. Credo che in definitiva sia adesso, come dire, inutile ripercorrere tutte le vicende, le cause dell'incidente. Però io vorrei che ci parlasse in particolar modo di quel radar di terra, che era lì, impacchettato, nuovo di zecca, un radar che, ce lo spieghi lei, avrebbe potuto evitarlo, quell'impatto, certo, e quell'intromissione in pista del... Sicuramente, il radar avrebbe potuto evitarlo perché erano di più, ma vi sono delle procedure, ecco perché vi dicevo responsabilità e incapacità, procedure molto chiare da utilizzare in scarsa visibilità, anche quando non c'è il radar o quando non è efficiente. Cioè, in fin dei conti, non tutti gli aeroporti avevano il radar di terra, anche quelli nei quali si lavora nella nebbia, per esempio come Venezia, come tanti altri. Non ne avevano mica tutti, eppure si è sempre operato anche in quegli aeroporti, anche in condizioni di scarsa visibilità. Il che vuol dire che esistono comunque delle procedure che devono essere attuate e rispettate, anche in caso di un'avaria di un radar o della mancanza del radar, e che dovrebbero garantire la sicurezza delle operazioni, altrimenti dovremmo chiudere gli aeroporti se non c'è un radar, quando ci sono condizioni di nebbia di scarsa visibilità o in certe condizioni notturne. Allora, quello che c'è è che sicuramente la presenza di un radar avrebbe potuto evitare questo incidente. Un radar che era lì, che doveva soltanto il essere... Il radar era inefficiente, era impacchettato da un po' di tempo, era inefficiente per una questione di antenna, ma obiettivamente era lì a portata di mano, e se ci fosse stato probabilmente avrebbe fatto la differenza. Ma quello che secondo me è ancora più grave è che, nonostante non ci fosse, il sistema, se gestito in un certo modo, può comunque difendersi e può essere esercito in modo sicuro. Questa è una cosa secondo me ancora più grave. La vicenda processuale ha fatto, secondo lei, le chiedo il suo parere, abbastanza ampiamente luce su quelle che sono state le responsabilità, perché l'abbiamo capito e lo vogliamo spiegare ancora una volta per chi magari ancora non l'avesse compreso fino in fondo, che quella maledetta mattina non è la nebbia che ha fatto il disastro, non è la fatalità o la sfortuna,
appunto, come ci spiegava, è una conseguenza di una serie di eventi, che altro di non eventi, cioè di persone che non hanno fatto. Certo. Perché è questo che è successo. Ecco, secondo lei la vicenda processuale le ha chiarite queste cose qui? Oppure, come qualcuno dice, c'è ancora da capire qualcosa? Non ha chiarito, non solo non ha chiarito a sufficienza e adeguatamente, ma addirittura, come sempre, quando si trasporta in questa sede, come dire, legale, questo aspetto qui, è un aspetto che poi non solo non chiarisce, non solo non aiuta, non risolve soprattutto e non consola. È proprio una sede nella quale purtroppo l'esperienza ha dimostrato che non si risolvono queste cose. Sicuramente molti aspetti di questo incidente, anche aspetti secondo me importanti, per esempio come mai c'erano questi segnali S4, S5 per terra e come mai erano stati gestiti. Spieghi infatti, anche per i profani che di queste cose capiscono poco. Allora, cosa sono questi segnali? In pratica una dinamica fondamentale dell'incidente è stato il fatto dell'esistenza a terra di un segnale, appunto S4, il pilota legge all'operatore di torre, questo segnale è posto su un raccordo che non è quello lungo il quale era stato autorizzato il Cessna a rullare, ma su un altro raccordo che va in pista. Il controllore di torre però non era a conoscenza dell'esistenza di questa scritta per terra, perché era stata fatta anni prima per altri motivi, per creare dei nuovi parcheggi. Siccome nel frattempo era stato aperto l'aeroporto di Malpensa e quindi la necessità di ulteriori parcheggi a Milano non era stata più sentita, obiettivamente questa era stato abbandonato questa serie di segnaletica. Non solo, si era anche persa nella memoria delle persone che operavano all'Inate. Non c'era nemmeno sulla cartina. Allora a questo punto questo signore che rullando il pilota vede per terra questo segnale e forse e probabilmente nel dubbio della propria posizione dice: avvicinandomi al Sierra 4, Sierra 4, approaching Sierra 4, dice testualmente. Il controllore di torre che ha sentito questo messaggio, non sapendolo decodificare, resta per un momento in qualche modo imballato, dopodiché, subissato da altre comunicazioni, autorizza a proseguire ed è lì dove si genera l'invasione di pista. Ma perché ci fosse, come ci fosse, chi l'avesse progettato, come mai era stato dimenticato, non fosse stata adeguata la segnaletica, cioè questo fa parte di tutta una serie di problemi organizzativi e di responsabilità che sono molto più complessi. Ho letto in una sua intervista che diceva: i guai in un aeroporto di solito non avvengono quando ci sono decine e decine di velivoli pronti alla partenza che si stanno muovendo, ma quando ce ne sono due, tre al massimo. Quello che è successo quella mattina maledetta, è così. Senta, l'ultima domanda che le vorrei fare di carattere tecnico è questa: un commento alle parole di Bonomi quando dice che l'imponderabile è imponderabile, d'accordo, ma i sistemi di sicurezza oggi ci permettono di dire che un Linate 8 ottobre non si verificherà mai più. Lei è d'accordo? Guardi, proprio per combinazione, non, certamente non a Linate, ma a settembre dell'anno scorso c'è stato un incidente a Palermo. Un aereo della Winjet con 148 persone a bordo è precipitato dentro, le ripeto, dentro la cinta aeroportuale fra le due piste. Per fortuna nessun passeggero è morto, ma si sono salvati. Ma questo aereo che è rimasto lì per un parecchio tempo e questo incidente sono stati conosciuti perché i passeggeri non feriti, scesi dall'aeroplano, si sono avviati, hanno attraversato l'aeroporto a piedi, sono entrati in aerostazione più di mezz'ora dopo e hanno informato che era successo un incidente quando nessuno sapeva che fosse successo questo incidente. Io non voglio entrare nel merito della dinamica dell'incidente, ma quello che io dico è che in qualche modo qua si ripete un qualcosa. Voglio dire, alla fine evidentemente esistono ancora dei patogeni residenti nel sistema che possono consentire questo, perché io non credo che in un aeroporto certificato nei quali le regole internazionali prevedono che qualunque cosa accada entro 3 minuti dal momento devono essere raggiunti all'interno della cinta aeroportuale, dopo 40 minuti si era perso un aeroplano e nessuno sapeva ancora perché. 25. Evidentemente qualcosa da fare c'è. 25 furono i minuti che dovettero passare prima che, arrivassero le auto dei vigili del fuoco all'Inate, a soccorrere. Ecco. Allora, quello che ormai non c'era più niente da soccorrere. Volevo solo concludere dicendo questo: in un incidente come quello di Palermo, che non ha avuto conseguenze per fortuna nefaste per nessuno, ma la metodologia di indagine avrebbe dovuto essere esattamente quella di Linate, perché quei 148 fortunati sono passeggeri dovrebbero essere considerati morti ai fini, in quanto quell'incidente non è stato scongiurato perché è intervenuto qualcuno consapevolmente, ma semplicemente per un insieme per di... la provvidenza. Vuol dire che ancora forse la cultura che c'era
in qualche modo è ancora radicata. Leggo testualmente: siamo apprezzati nel mondo, vogliono sentire cosa abbiamo da dire, mentre qui in Italia spesso siamo trattati da mendicanti. Sono le parole di Paolo Pettinaroli. Ci spiega tra poco, dopo una breve pausa, perché le ha dette e a cosa si riferiva. A tra poco.